Dunque, eccoci arrivati al limite della foresta proibita. Che hai da dirmi? Eccomi qui, come promesso. Ottimo. Salve di nuovo, Richard Cornacchia. Non mi sorprende vederti qui. È proprio da Grifondoro sfidare la foresta proibita per il... Chissà cosa avrebbe detto se eravamo altre casate. Allora, che si fa adesso? Seguimi. Ti accompagnerò il più in là possibile. Ma confesso che gradirei non rivedere il luogo della mia dipartita. Non è un bel posto, di sicuro. E cerca una vasca per uccelli. Quando la trovi, di intramuros. È latino. O greco. Chi è che seguiva quelle lezioni? Non ascoltavo molto a lezione. Andiamo? Certo, andiamo. Ma una cosa che mi chiedo, ed è probabile che mi risponderei da solo. Oltre alla vasca per uccelli. Sì. Un uccello. Alcuni punti di riferimento. Un ponte di pietra, una cascata e, se ricordo bene, un lago. Ok. Mi sei stato molto utile. Grazie. Di nulla. Quello che mi chiedo è, allora, in teoria in Harry Potter ti dicono che per diventare fantasma puoi scegliere quando muori se andare avanti, quindi andare verso la morte, o appunto diventare un'entità fantasma. Ma chiunque può diventare fantasma, uno, e due, il diventare fantasma è solo per i maghi o anche per i babbani? In teoria è solo per i maghi perché hanno potere magico e quindi l'essere fantasma è, in teoria, la butto lì, reminiscenza della tua magia? Non mi ricordo se questa domanda ha già una risposta o meno. Cose mi stiano tornando alla mente, purtroppo. Aspetta. Grazie. Ok, visto che c'è, esatto, uno di questi. Sì. Sai una cosa? Più ci avviciniamo, più cose ricordo. Probabilmente è meglio che lasci fare a te. Hai ragione. Segui sul sentiero e vedi se riesci a trovare la vasca per uccelli. E un cadavere. Forse questo è latino. No, quello è francese. Questo lo so anch'io. Vabbè. Non è che mi aspettassi niente di che da parte sua, eh. Però tra l'altro mi sembra che in questa zona ci sono anche passato. Accio! Incendio! Ok. Madonna mia, che grosso. No, hai sbagliato bersaglio. Dai. Incendio. Oh no, volevo farla esplodere io. Incendio. No, l'ho mancato. Ecco fatto. La musica però è troppo alta nella mia testa. Non mi resta che proseguire. Madonna, che è stato? Cosa mi ha fatto danno? Bella la sacca delle uova. Madonna mia, sono esplosi tutti. Onesto, non mi aspettavo che la sacca delle uova si aprisse. Ma aspetta, questo è un pover'uomo, è un cadavere. Incendio! Sei libero. Oh no, ma... Forse non avrei dovuto. Che è successo? Vabbè, quello lì è distratto. Aspetta un attimo. Svegliamo. Ok, calmi tutti. Ma tu? Ok, non è ciò che mi aspettavo sarebbe successo. Incendio. Perfetto. Questa zona... è cascata. Per essere un ladro, Cornacchia è incredibilmente di parola. Beh, non è che i ladri siano tutti dei bugiardi, eh. Tra l'altro più avanti c'è della metropolvere. Questo posto ha un che di stranamente solenne. Creature maestose, i cervi. È per caso il lago dove Harry nel terzo film fa il Patronus? Potrebbe essere, non ne sono sicuro. Eccolo, è proprio come l'aveva descritto Cornacchia. Ok. Ma, vabbè, guarda. Lasciam perdere. Intramuros.
No, più che altro ero sorpreso che ci fossero ancora libri, pozioni qua, ma non penso siano i suoi. La madonna, è uno Stargate quello. Entra però. Che ci fai così lontano da casa? Ragnarok sapeva che alla fine ci avresti condotto a quello che stai nascondendo. All'attacco! Kaboom! Expelliarmus! Levioso! Vola in acqua! Protego! Accio! Ah, ma è sopravvissuto il bastardo, eh! Expelliarmus! Ecco fatto! Non abbastanza! Bastardi! Accio! Incendio! Due in uno! Non c'è pericolo che tornino da Ranrock, direi. Direi ora di no. Vediamo dove mi ha condotto Cornacchia. Lei è ammazzati con un colpo, voglio dire. La tomba di Cornacchia è diventata di sua proprietà post mortem. Trova le pagine mancanti. Questo posto. Grosso e grosso. Mi chiedo se ci sia qualcosa di nascosto. Quella è magia antica. E ok, ovviamente non mi posso buttare di sotto. E quello è il nostro obiettivo. Deve esserci un collegamento tra queste rune e l'apertura della porta. Direi di sì. Di posso qua. Colpire il simbolo, ma non rimane acceso a lungo. E allora devo fare un colpo veloce. Impressionante. Quella deve essere la mia destinazione. Ma va? Che davvero? Da cosa l'hai capito? Dal ponte che si è appena costruito? Dai, andiamo. Che tra l'altro, qualcuno se adesso voleva tenere lontani i visitatori occasionali da questo posto. Stavo per dire, ho visto la mappa per quello. Se appaiono se posso usare scagnozzi di Ranrock. Questa cosa è contro la lore, perché in teoria, esatto, finché sono ragni sti cazzi. Ha anche senso che ci siano i ragni, ma se si teletrasportano qua dentro è contro la trama, perché posti del genere come Hogwarts, la Gringotts e simili hanno la protezione contro la smaterializzazione. Dai fuoco mentre si prepara ad attaccare. Vabbè, troppo tardi. Allora, io posso scendere sia di qua che proseguire. Scusami, da dove è apparsa la zampa allora? Che proseguire di qua. E c'è una cesta. Aspetta, perché non sono scemo? Niente, devo per forza entrare se voglio combatterli. Quelli non li tocco di sicuro. Sì, come no. Mi spiace per te, ma ti tocca. Incendio. Spero di averne colpiti un po' tutti assieme. Quello lì sta gridando di dolore, mamma mia. Incendio. È stata clunce. Protego. Ah. Vieni qua. Ah, speravo di dargli fuoco. E questa cesta incredibilmente dorata contiene guanti da duello del pungiglione. 62 di attacco, 20 di attacco in più, mica male, eh. Però ci manca poco per salire di livello, almeno quello. Allora, dobbiamo andare di là. Vediamo che cosa c'è qui invece. Chissà se c'è un modo per spostare quella piattaforma. Ma di sicuro c'è, bello. Il punto è, c'è qualcosa di là? Sì, c'è una pianta che credo o è il dittamo o qualcosa di simile, esatto, è il dittamo. Ste strutture comunque mi ricordano moltissimo Skyrim. Guarda, mi avvicino alla cesta e appaiono i ragni. Vabbè, questi sono facili, sono di livello 13. Cappello da stregone. Ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Eh beh, certo. Ecco qui. No. Ecco fatto. Perfetto.
Beh, non era un enigma difficile, capiamoci. Questo? Ah, soldi. E questa? Un forziere intatto. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Ma io cosa ci ho trovato nel forziere? 13 monete? Qui c'è un forziere. Vieni qua tu. Incendio. Vabbè che sono di livello 13 sti ragni. Incendio. Un altro rompicapo. Beh, se l'ha risolto Cornacchia, ci riuscirò anch'io. Però scusami un attimo, se l'ha risolto Cornacchia vuol dire che Cornacchia poteva usare la magia antica? Ce n'è ancora uno, immagino, vero? Forse il prossimo simbolo è nascosto da qualche parte. Esatto. Eccolo lì. Fatto. O forse questa non è magia antica, ma... Eh no, per attivare il ponte serve. Quindi, se l'ha risolto, lui ha magia antica. Per forza. Aveva, ormai. Poi dipende in che epoca è morto sto Cornacchia, eh. Dipende anche, in teoria, in che epoca sia morto. Perché magari nell'epoca in cui è morto, la magia antica era una cosa più normale. Era magia... Non ti dico classica, ma quasi. Ok, qua dovremmo essere dove c'era la cesta, esatto. Dietro il muro di prima. Wow. Sono felice che Richard Cornacchia abbia lasciato qualcosina per me. Ma lui dove sarà? Esatto. Di nuovo lo stesso enigma. È una fortuna che Cornacchia non sia caduto lassù. È una fortuna se non ci cadiamo noi. È morte certa cadere di sotto? Potrebbe essere. Ok. Io non so se mi sto avvicinando al mio obiettivo, ma penso di no. Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Quello sì, però che cacchio. 30 monete! Si sono sprecati, eh. Vediamo, dietro questa ragnatela ci sarà qualcosa di buono? Ecco fatto. Direi di no. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Expelliarmus! Io intanto i ragnetti li attacco prima questa volta. Madonna mia, ma quanti ce ne sono in sta zona? Quanti mi aspettavate? Comitato di benvenuto. Dunque, almeno in questo ci deve essere qualcosa di buono. È strano. No. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori. E io invece... Non c'è traccia. Io invece pensavo che avrei trovato qualcosa di buono. Dunque, ci rimane... Esatto, solo quel pezzo lì. Ah. Meno male che farli esplodere è comunque un'opzione. Ok, qua siamo dietro dove eravamo poco fa. Lì c'è un forziere bello. Ne dubito che abbia qualcosa di buono. Scheletri però... senza testa non ne vedo. Ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Non lo so, ripetilo ancora un paio di volte. Magari lo trovi. Però sai che forse in realtà stiamo andando dalla parte giusta? Mi ricorda un po' la zona... Oh cacchio, non mi ricordo come si chiamava. Però era quella del primo DLC di Dark Souls 2. Usiamola per spostarci, che tanto... Non è certo l'enigma più difficile che abbia mai visto. C'è una vena d'oro lì, Figata. Qui? Non che mi aspettassi qualcosa. Wow, 2 monete, che bello. Però da quella cesta qualcosina, dai. Me l'aspetto un po'. No, fermo. Oh, ma guarda. Questa no, non l'avrei vista se non mi fossi fermato per sbaglio. Pozione. Forziere intatto. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Mi stai iniziando a stare sulle palle tu, a ripetere sempre le stesse battutine. Attento. Uccidere i ragni non vuol dire che dobbiamo cadere. Dunque, soldi, forziere. Non sappiamo che cosa abbiamo trovato. E una pozione. Due pozioni. Eccolo lì. Il ponte. È quasi completo. Quasi. Altri ragni. Di certo non sono stati loro a decapitare Richard. Che ne sai, magari c'è un ragno con una falce. Expelliarmus! Protego! Stupefaction! Incendio!
Ecco fatto. Sconfiggi con magia antica. Fatto. È stato un po' uno spreco, però tanto la ricarichiamo facile. Basta fare una combo lunga. Ecco, avrei dovuto tenerla per questo magari la magia antica. Che ne dici? Madonna mia. Beh, non è che sia così duro come pensavo. Incendio. Zio mostro. Immagino che i ragni si siano moltiplicati a dismisura da quando Cornacchia è stata qui. Incendio! E io dico che aver fatto bruciare il ragno vicino a quello grosso e poi averlo fatto esplodere sia stata una grande mossa. Livello 23. Sai che non credo che in questa zona dovremmo essere così tanto di livello? Allora, uno è qua sotto. Allora, il giro è quindi 1, 2 e 3 che è qua sotto. Ma quello sotto, dobbiamo scendere? Vediamo se... Sì, posso buttarmi di sotto, perfetto. Devo cercare il simbolo qui intorno. Zitto. E... vai. Fatto. Tutto riparato. Ah no, pensavo che era una persona là in fondo. Devo essere molto... Credo... Ah no, è l'armatura. Più di un'armatura. E quella è Cornacchia. Eh sì. Battaglia tripla contro tre armature? Più di tre armature, cacchio. E così ci incontriamo di nuovo, Richard Cornacchia. Grazie per aver custodito queste pagine per tutti questi anni. Non posso fare il furbo, eh. Ok, ok, il gioco ovviamente vuole che io prenda le pagine e ovviamente partirà lo scontro. E qui c'è una barriera magica. Vorrei avere ancora della magia antica. Peccato averla usata tutta. Pronti, 3, 2, 1. Ma... no, stavo pensando se mi nascondevo e poi li attaccavo, ma comunque non ha senso. Eccola, la mappa che ha portato Cornacchia alla rovina. Cos'altro c'è oltre questa stanza? Libro, questa specie di pianta è questo. Ok, e uno. Incendio! È andato. Ulla. Ecco Cornacchia, più morto che mai. Cos'è successo? Cos'è successo? Secondo te cosa è successo? Forse queste armature con le armi non sono abbastanza per te? Expelliarmus, cazzo! Incendio! Ecco fatto. Leviosa! Cazzo! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! No, come l'ho mancato? Meno male che il counter delle combo va giù molto, molto con i suoi tempi, eh. Bella. Bella l'animazione. Lo sapevo, ovviamente. Leviosa. Ha! Se la respawna. Expelliarmus. Incendio. Però gli fa perdere tempo e averlo esperliato, eh. Expelliarmi. Incendio. Dobbiamo espelliare quello con la spada. Aia, niente, non ho fatto in tempo a usare la magia antica. Incendio. Speravo di colpirli tutti e due, onestamente. Però questo gli ho fatto perdere almeno un sacco di tempo. Andata. Mi spiace, Cornacchia, non eri abbastanza brava a duellare. Porello. È inquietante. Che sta succedendo? Che succede? Si è aperto un altro portale. Che succede?
Manco non l'avessi mai visto. Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Il nostro personaggio è un po' un po' scemotto. Dai, attiva sto coso. Ok, il passaggio per un'altra parte. Revenio. Non mi sembra ci sia nulla. Dove mi trovo? Non lo so, ma sicuramente troveremo un altro. La stanza sta iniziando ad allagarsi. Allora è meglio sbrigarsi. Cos'è che ti protegge? Che razza di magia è? Magia antica? Dicevo. Probabilmente troveremo un altro pensatoio. Spero solo che questa magia mi protegga fino a quando non riuscirò a uscire da qui. Lo spero per te, guarda. Ok, dicevo, quanto ci vuole? Che cos'è questo posto? Bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti in sala. Questo è un grosso pensatoio, secondo me. Un po' come in Animali Fantastici, forse. Che buttavano via il ricordo e vedevi tutto nella pozzanghera. Però forse no. Sono dei riquadri? Possibile. No, stavo pensando che fossero i quadri dei creatori di Hogwarts, però no. È lei. Qualcuno ha trovato la nostra sala delle mappe? Credo di averla già vista ai pensatoi. Lei è il professor Rackham. In persona. Confesso che sono sorpreso nel trovarmi davanti una persona tanto giovane. Ho la stessa idea che lei e Isidora Morganac avevate quando siete arrivati a Hogwarts. Hai la mente attenta. Presumo che tu condivida la nostra stessa abilità. Ho ragione. La magia antica? Di vedere tracce di magia antica? Sì, signore, è così. Come avrai già capito, grazie alla nostra abilità abbiamo una relazione unica con tutte le forme di magia. Possiamo accedere a espressioni di magia precluse agli altri. Siamo specialissimi. Ci si presenteranno delle occasioni per affinare questo raro talento. Non sprecarle. Certo. Non lo farò, professore. Grazie. Abbiamo molto di cui discutere. Ma prima, ciò che ti ha condotto qui è una mappa trovata in un certo libro. Posizionalo sul piedistallo. Non ho d'accordo. Il libro con me, signore. Vuoi, guanti sbagliati. È un vero peccato. Temo che dovremo rimandare la nostra conversazione finché non sarai tornato con il libro. D'accordo, tornerò. Molto bene. Vado subito a prendere il libro. Bene. Parleremo di nuovo quando il libro sarà al suo posto. Grazie, signore. La tua connessione con la magia antica ha sbloccato dei talenti. Riceverai un punto talento per ogni volta che aumenterai il tuo livello magico. Fantastico. Hai dei nuovi punti talento, ma ne ho già in base a quanto io avrei dovuto averne arrivato qui o speriamo di non averne sprecati, ti prego. 19 punti talento. Aspetta, cioè tu dovevi arrivare in questa zona a livello 4? O già avrei dovuto avere un po' di punti talento? Fammi capire. Puoi spenderli come preferisci per potenziare i tuoi incantesimi e migliorare i tuoi poteri di combattimento. La tua furtività è molto alta, scegli con attenzione. Puoi spendere il talento una volta sola, quindi il numero di talenti che otterrai sarà limitato. Torna spesso qui per scoprire i tuoi talenti. Grifondoro il coraggio cercava. Pozioni oggetti credo che non ne userò così tanti, sai? Dovrei tenerli in considerazione, ma... Furtività. Ok, furtività non è male. Incendio crea un anello di fiamme, non male questo. Tutti i nemici colpiti da accio vicini. E stessa roba anche Levioso, ovvio. In sostanza i potenziamenti degli incantesimi vanno a colpire tutti quelli che sono nell'area dell'incantesimo. Arti oscure, ovviamente. Oh, uccidere un nemico con una Avada Kedavra annienta tutti i nemici maledetti. Sconfigge un nemico maledetto, ripristina salute, ovviamente. I nemici maledetti subiscono più danni. Buono. Figo questo. Infligge danni ai bersagli maledetti, provoca danni a tutti i bersagli. Ma unito alla cura è fantastico questo. Expelliarmus ha l'effetto di una maledizione sui nemici. Stupefaction ha l'effetto maledizione. Wow. E ovviamente quelle principali. Aggiunge un set di incantesimi. Beh, questo è utile. Tenere premuto schiva di riapparire nelle vicinanze. Ma che figata l'albero delle abilità.
Ci sono un sacco di cose utili qua. Non so su cosa usarli però. Tenendo conto che ho visto nei trofei che devi arrivare a livello 40, mettendo caso che ci sono appunto 40 livelli, hai 35 punti. Avremmo altri 16 punti poi se li usiamo tutti nelle principali. 16 punti, 10 qua. Ci sono anche gli incantesimi che però sono utili. Andiamo per ordine. Iniziamo sbloccando un set di abilità. Questo è utile, perché così smettiamo di cambiarli continuamente, quelli che abbiamo equipaggiato. Poi, questo qua con gli attacchi base, molto utile, perché più attacchiamo, più riduciamo il tempo di carica degli incantesimi. Questo mi sembra molto utile. Questo può essere utile per aumentare la magia antica, come anche questo a mezz'aria, e anche questo che aumenta la magia antica. Mi sa che essere arrivato al livello 22 è proprio stato perfetto per questa zona. E con questo diciamo che le principali sono a posto. Le arti oscure, questo qua con Stupeficium maledice i nemici. Ecco qui, Expelliarmus effetto maledizione, può essere utile. Provoca danni a tutti i bersagli maledetti, può essere assolutamente utile. L'effetto di maledizione persiste più a lungo, questo può essere utile. Questo potrebbe essere utile. Ci rimangono 6 punti. Calmi ora. Per il momento stanza delle necessità la lascio da parte e farei questi qua. Ok, un punto solo c'è rimasto, teniamocelo da parte. Direi che abbiamo fatto già un buon acquisto. Esci dalla sala delle mappe. C'è modo di tornarci facile, quindi? Wow! Ma posso spammarlo? Sì che posso spammarlo. Non c'è neanche un countdown, ma... Allora sta cosa forse può essere anche utile in esplorazione. Se mi posso... Se non mi fa cadere. Fa vedere. No, ti fa scendere. Peccato, perché si faceva tipo andare oltre, che ne so, un fossato. Poteva essere utile. Ah, ecco come si cambia. Voi non lo vedete, però c'è uno slot qui che ti permette di cambiare lo slot di quanti incantesimi. Ho trovato le pagine e la sala delle mappe. A che mi serve il libro? Fiamme e metropolvere scoperte, sala delle mappe. Ma la verità è, dove siamo? Stanze segrete. Come la stanza delle necessità, ovviamente. A meno che non spawniamo proprio nella stanza delle necessità, magari. Oh, aspetta un attimo. Dai, dammi ste 500 monete. Ah, in esplorazione non ti fa fare il... Non ti fa usare, diciamo, la rotolata alla Sonic. Sono... Di nuovo a Hogwarts. Chissà sì, ma... quando torna il professor Fig. Intanto non però gli ho promesso che non avrei trascurato gli studi. E direi che ne ho di cose da fare fino al suo rientro con il libro. Direi di sì. Però, esatto, riposo di cornacchia. Dove siamo? Siamo nello scantinato di Hogwarts. E qui c'è un'altra chiave. L'incantesimo desilio. Utile per allontanare oggetti o avversari. Vieni in classe quando avrai completato gli incarichi richiesti. Certo, sto minigioco è stupidissimo e lo odio, ti giuro. Perché non sai mai quando si sposta sta chiave. Oh, finalmente. Oh, maledizione. Oh, che bella. C'è un'altra chiave. Rebellion. Allora, aspetta, non scappare, eh. E che palle. Di qua, va bene, ti sei... Dove vai? Per fortuna non era molto lontana. Oh, fantastico. 3 tutte nella stessa zona. No, ti prego, queste sono le rane cantanti.